stasera la prima di Canzoni d'amore. È una storia d'amore bellissima, scene bellissime, costumi bellissimi, tutto bellissimo. Certo, Castelvetrano è una città che ci ha accolti da sempre positivamente, quindi siamo ben felici di avere stretto questa collaborazione ed essere riuscito a portare a termine, dopo tantissimi sacrifici, questo video. Raccontiamo questa storia. Guarda, questo brano ha una lunga storia veramente. Abbiamo registrato un pochissimo tempo, ma è stato un brano e un video molto sofferto. Però siamo riusciti a portare a termine anche quest'altro progetto, a chiuderlo, e siamo pronti a ripartire per altri, appunto, progetti che abbiamo già in mente. C'è stata una regia eccezionale su questo brano. Sì, ci siamo avvalsi della collaborazione del regista Baldo Messina. Siamo ben felici di avere lavorato con lui. Principe e principessa, due personaggi illustri nel mondo dello spettacolo. Sicuramente la principessa Stefania Scordio, che ha interpretato questo ruolo in questo video. Il principe è Giuseppe Cimarosa, viene considerato come un regista equestre. Poi abbiamo avuto la grande collaborazione di Roberto Gueli, che è il poeta che viene impersonato in questo video. Quanto è stato facile o difficile creare o fare la regia di questa storia d'amore? No, allora lavorare con ragazzi è abbastanza facile, cioè avevano già le idee ben chiare e ci siamo trovati benissimo qui a lavorare a Castelvetrano, cioè abbiamo avuto la massima disponibilità, collaborazione. Sono rimasto pure io stupito da questa grande professionalità dei ragazzi del corteo storico di Santa Rita. Però l'idea di andare a riscoprire tradizioni, e soprattutto con una musica che è molto difficile, cioè la musica folk, i brani in siciliano, cioè loro si scontrano con una realtà molto molto difficile, però hanno una volontà, li ho sempre apprezzati per questo, cioè sin dal primo lavoro che hanno fatto, cioè sono di un'intraprendenza unica. Come ti sei trovata nei panni della principessa? Ah, benissimo, perché per me è la prima volta che mi vesto da principessa, ho avuto anche un principe ed è anche la prima volta in questo senso. È stato molto divertente, è stato molto romantico, i due Calandra mi hanno dedicato anche una serenata. È stata una bella emozione. Giornalista, scrittore, t'hanno dato una parte che si addice. Ma mi si addice fino a un certo punto. Giornalista sì, perché lo dice anche l'ordine dei giornalisti, lo sono. Scrittore no, anche se mi è capitato di scrivere qualche libro sul calcio palermitano. Per me è stata un'esperienza bellissima, alla fine di una trasmissione televisiva mi hanno detto dobbiamo fare un video, siamo contenti che tutto andrà per il verso giusto, stiamo preparando, e allora io ho detto ma per me non c'è niente, io non posso fare nulla, e allora da qui è nata questa iniziativa e sono molto contento e curioso di vedere l'opera prima, quindi insomma sono in grande attesa. Il testo della canzone che parla di una bella storia d'amore, cosa ne pensi? Molto romantico, come dicevo prima, sì, mi è piaciuto molto questo principe che cerca la sua principessa e che la incontra dopo tanto tempo. I genitori della principessa osteggiano questo matrimonio, quest'unione, è stato anche struggente e romantico. L'intera città di Castelvetrano, testimonial di questo video, la canzone d'amore. La città di Castelvetrano è che in persona del sindaco è onorata del fatto che Calandra e Calandra abbiano qualche mese fa scelto Castelvetrano come location per la realizzazione del loro video. Castelvetrano è particolarmente affezionata a questo gruppo musicale al quale augura tanto successo, non fosse altro per le capacità professionali che hanno nel tempo voluto manifestare e manifestato in giro per l'Italia. È stato un piacere lavorare insieme a due artisti come Calandra e Calandra, ancora una volta il corteo storico di Santa Rita, che è la nostra massima espressione della nostra associazione, ha voluto essere ambasciatore di quello che c'è di bello e di buono a Castelvetrano. Abbiamo avuto questa gioia di prestare i nostri costumi e i nostri attori a sottolineare, a fare da cornice a quest'opera stupenda di Calandra e Calandra che è Canzoni d'amore.